Bene, siccome c'è sta legge e io non ho mai avuto nulla, ho ritenuto opportuno far sì di avere questo mutuo tramite il servizio centrale. Ho chiesto in punta di piedi, perché io chiedo sempre in punta di piedi, mi hanno detto: guardi signora, c'è probabilità che lei ce l'abbia. Sono stata convocata al servizio di protezione davanti ai funzionari, il quale mi hanno ascoltata per capire come io volevo usufruire di questo mutuo. Ho espresso chiaramente tutto quello che dovevo fare, con documentazioni, con tutto, e mi hanno detto: ha probabilità di averlo. Il funzionario della banca mi ha detto: signora, secondo me al 90% è cosa fatta. Ci guardi tempo un mese, mi dia proprio tempo un mese e le faccio sapere qualcosa. Benissimo, ero la donna più felice del mondo. Quanto tempo è passato? L'ho fatto a febbraio. Ad oggi, che siamo a ottobre, non so nulla. Ma no, non è questo il non sapere nulla. Perché noi abbiamo il numero diretto di questa funzionaria della banca. La funzionaria della banca, il mio avvocato, gli dice: per me cosa fatta? Siccome questo mutuo passa attraverso Roma, la risposta la deve avere attraverso Roma, perché loro sono i miei garanti. Chiamiamo Roma, non sa niente nessuno. Cioè, io non è che per forza volevo che mi dicevano: sì, ti facciamo questo prestito. Perché se mi dicevano no, non si può fare, io me ne sarei fatta una ragione. Però, o sì o no, non questo, sempre questa cosa di tenermi sempre sulle spine. Stessa cosa per le telecamere, ho presentato dei vari preventivi richiestimi dal prefetto, non me le sono inventate io queste cose, niente. Mi hanno fatto ripresentare la documentazione per l'acquisizione di casa mia, dicendomi di presentare dei preventivi di prezzo di mercato del posto in cui io mi trovo, per avere un confronto del prezzo in cui io di Partanna fino a, cioè per confrontarli i prezzi, per vedere, trovo una mediazione. Ho speso altri 2-3 mila euro di ingegneria e quant'altro, perché sapete, per fare questi documenti ci vogliono sempre soldi. Io non so più nulla, non so mai nulla, ma non che io per forza voglio una risposta positiva.